è un po' più in là. Alessandria non è poi così lontana. Stiamo insieme 5 giorni a settimana. Con la nostra allegria si farà un bel giro su e giù ma musicale. Busserò la porta della tua città. Piacere, piacere, c'è casa per i retti, canta con noi, momenti perfetti, fai con il coro, facciamo casino. Piacere, piacere, c'è casa per i retti, dammi la mano, stammi vicino, fammi conoscere la tua città. Manda i tuoi messaggi, foto, richieste, saluti a mamma. Ehi! Messaggi da voi, tantissimo, tantissimissimo. Ricordo che siamo in diretta 20.06, quindi se avete una canzone che volete ascoltare, se avete una fotografia nel cellulare che volete vedere in TV, in diretta, bene, la trasmissione giusta. Se avete qualche consiglio, perché no? Noi siamo qui. Buon lavoro Fabrizio e regia, e comunque sì, amici, ve lo devo dire.
Ve lo devo dire, il Peiretti in questo periodo della sua vita ha proprio un disperato bisogno d'amore. Ma proprio quelli lì che ti prendono, un disperato... No, non è vero, assolutamente non è vero. Però vi garantisco che questo è il titolo della prossima canzone. Questa sera non sono solo e ho il piacere di avere qui con me Amedeo Agrillo. Però aspetta Amedeo, ti faccio proprio la presentazione come fosse ufficiale, no? Come fosse... quelle che fanno su Rai 1 a febbraio. Allora, signori e signori, dirige l'orchestra il maestro Computer, canta Amedeo Agrillo, un disperato bisogno d'amore. Vieni Amedeo! Grazie, buonasera a tutti, qui da Sanremo tutto ok. Un disperato bisogno d'amore che non mi fa dormire. Disperato bisogno d'amore che mi porta fino a te. Casa Peiretti! È un disperato bisogno d'amore che mi fa stare male, è un disperato bisogno d'amore che cresce dentro me, è un disperato bisogno d'avere fini d'erbe, la bella rosa da sfiorare, un disperato bisogno d'amore di stare qui con te. E non c'è niente da fare, non si può controllare, è qualcosa di grande, di più grande di noi, è una forza misteriosa che poi non si ferma mai. Tu non sai quanto ti vorrei, tu non sai quanto ti vorrei. Amedeo Grillo, io ho un disperato bisogno di messaggi questa sera. Disperato bisogno d'amore che mi fa crescere, è un disperato che fa guadagnare tutte le figure per farti innamorare, è un disperato bisogno di andare verso mondi nuovi ancora da esplorare, disperato bisogno d'amore che mi fa vivere. Battuta, no? No. Ho un disperato bisogno di crescere. Ho visto, però. Mi sono alzato per... Però Fabrizio stava copiando e incollando i messaggi che stanno già arrivando, va bene, e quindi va bene, eravamo un po' tagliati con la cabeza. Però non mi è andata.
in conclusione è quella di crescere, permetti un attimo, sì, ma vai, un attimino, sono cresciuto, sono però parla col microfono vicino a bocca, se no accade non ti sento, mi sentivo male in quel momento, ho disfatto, bisogna di crescere, sono salito, ho l'aver capito tutti l'ha capito anche i nostri amici, che poi casa. Che non è venuto alla testa, che si è impretto, non importa, non importa, certo, tanto è qua, vedi, è il corazon che conta, il corazon, come si dice dalle mie parti, no? Sì, sorta va ritta bene, cioè non è che sia un problema. Allora, aspetta, no, no. Amici a casa, questo no. Ripeti, questo, è un proverbio questa, esatto, roba qua. Sorta va ritta bene, cioè se una cosa non va bene adesso può andare a migliorare dopo, giusto? No, lo voglio imparare. Non andavamo bene su, siamo guarda in su. Camera. Allora, voglio che tu mi dici bene il piano, perché lo devo imparare, ripeti. Storta va dritta vena. Storta va dritta vena, ho detto giusto? Più o meno, esatto. Come più o meno? O l'ho detto giusto o non l'ho detto giusto. Ma storta, cioè storta, non va male, va male poi viene bene. In italiano l'ho capito, è il napoletano che io voglio imparare. Quello che devi capire. Storta va dritta vena. Dritta vena. Dritta vena. Assumo a perdere. Dopo me ne spieghi altri di proverbi, ma adesso diamo spazio alle vostre richieste arrivate in settimana. Mi raccomando, fate come i nostri amici a casa, se avete un brano che volete ascoltare, un brano che vi rappresenta una parte importante della vostra vita, bene, noi siamo contenti e orgogliosi di poterlo cantare a modo nostro. Ciao Enrico, grazie. Allora aspetta Amedeo, guarda, questo qua è un momento un po' intimo con loro, ti richiamo dopo. No, ti richiamo dopo, ti richiamo dopo, perché questo messaggio ce l'ho dentro il cuore. Grazie Enrico, grazie per il regalo che ci hai fatto ieri sera, la chiacchierata con te è stata un dono magnifico, hai un cuore enorme, per favore puoi cantare Cercando di te per Giovanni. Grazie, lo richiede Titti. Lo richiedono Titti e Giovanni da San Secondo. Ma certo, amici a casa, ma proprio molto 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 volentieri vi dedico questo pezzo, perché è un pezzo bellissimo, avete fatto una richiesta stupenda, un pezzo dei Pooh che vuol dire tanto, perché nella vita avere la possibilità di cercare la donna del proprio cuore non è cosa così scontata. Cercando di te ho consumato la mia vita, tra storie in salita e provvisorie verità. Il tempo è pieno di sorprese e qualche volta ci assomiglia. Si sogna e si sbaglia e ci si spegne sempre un po'. Cercando in ogni donna che ho incontrato, ho sempre inventato passioni grandi più di me, ma son tornato sempre solo a medicarmi le ferite, convinto ogni volta che non ti avrei trovata mai. Capita che poi, quando non hai voglia più di crederci, ti cade addosso un'emozione, cresce prepotente senza regole, ad un tratto torni a vivere, comincia da qui, il secondo tempo del ho sempre incontrato.
E quando mi manco, sono sicuro che ci sei. Ora che sei qui, mi sorprendo a perdere abitudini e non avrei cambiato mai. Questa confusione che mi fa sentire vivo me la merito. E adesso voglio sentire tutti voi, tutti. Comincia tutti! Anche perché ti faccio entrare adesso. Perché ti faccio entrare? Perché la prossima richiesta ci pensi tu. Io notavo nella canzone che questo sì. dovremmo dirlo spesso, queste cose qua. Noi che cantiamo tutte le richieste, tutte le canzoni che cantiamo, siamo tenuti ad esprimere quello che sentiamo quando la cantiamo. Certo. Quindi anche se molto spesso non conoscono il pezzo, magari non viene molto apprezzata, non lo sanno. Però poi in effetti se si ascolta bene è importante quando uno canta una canzone che la sente, perché effettivamente ti fa capire quello che è il testo della canzone in tutta la sua grandezza, la sua bellezza. Lascia stare chi lo scrive. Certo, no, vabbè. C'è chi lo canta che interpreta il modo di giustificare quel, come la canta proprio, che ognuno la sente proprio. Questo qua mi piace moltissimo, questo pezzo qua. Sono contento. Però a qualcuno che sente, magari c'è chi sta cercando di dire. Quindi o uno ti appartiene ai Pooh e va bene, mi sembra giusto che sia, non c'è nessun problema. Ma se anche non appartenete ai Pooh, ascoltate, che molto spesso uno dice: ma che palla, sta cosa è molto palla. No, che palla, è bellissima. È una cosa proprio, non lo so. Cioè, mi stai smontando il braccio. No, per dirti, no, invece non è vero. Guarda, fai così, se hai capito cosa vuoi intendere, se hai capito. No, nel perché senso, la prossima, anche se non sei un fan dei anche Pooh, per, no, anche perché entrando in questa canzone qua che adesso andiamo a vedere, esatto. Anche lì è molto importante dire che non sembra, ma è un pezzo molto bello questo qua. Guarda, è un pezzo che non conoscevo ed è un pezzo che hanno richiesto, quindi vai regia, vai alle nostre spalle, andiamo a leggere la richiesta di Betta, che mi ha scritto: ciao carissimo Amedeo, anzi ha scritto Amedeo, puoi cantarmi Maledetto Treno, grazie, sei meraviglioso. Quando io ho letto questo messaggio ho detto: ma di chi è Maledetto Treno? E lui mi ha detto: Nino D'Angelo. E quindi per Betta e per tutti voi, Maledetto Treno. È il palazzo mio che era di malinconia e ha cambiato casa, non è più vicino a me. Maledetto treno, tu l'hai portata via e non mi è pensata che sia vita mia. E degli scegli in tuo cuore tutti tu, che sto grande amore l'hai portata chissà dove. Maledetto treno, tu nemico del mio bene, se non è così va la figlia falla venire. Non può capire per me com'è importante, quei suoi capricci mi mancano tanto, le sue persiane nel buio abbassate fanno morire a chi è innamorato. E tutte sere la stessa canzone lei mi cantava a dopo ancora. La sua chitarra stasera non sento e nel mio cuore un ti amo si è spento. Amedeo Grillo, Maledetto Treno. Bellissimo questo pezzo. Grazie Betta per averlo richiesto. Fate come Betta al 348 80 40 254. Io il mio treno, tu che l'hai portata via, tu amo la strada che io non è stata mia. Tu
morta mi buttevo sotto questa galleria. Salva che sta morto, sfaccia che sta poesia. Non può capire né come è importante, quei suoi capricci mi mancano tanto. Le sue persiane nel buio abbassate fanno morire a chi è innamorato. E tutte sera stessa canzone lei mi cantava dopo Pantona. La sua chitarra stasera non sento e nel mio cuore un piano si è spento. Wow, bellissima Amedeo, bella ma bella davvero. Senti, prima della pubblicità però, visto che mi è piaciuto prima il proverbio, me ne insegni non prendere vizio però, scusate. No, me ne insegni un altro. Quindi prima abbiamo detto un altro proverbio napoletano, dai, così Peiretti nel giro di 7-8 anni. Tra un po', lui va, anch'io vado a casa a cenare, mi sembra che è giusto, no? E come si dice spesso dalle nostre parti, usate, non credo riuno. questo è mio, questo è mio. Non usaccio che è di uno. No, ripeti. Usazio non credo di uno. In italiano com'è? Istazio non credo al digiuno. Non ho capito neanche l'italiano. Aspetta, ripeti. Non crede al digiuno. Un sazio non crede al digiuno. Esatto. Io mangiare sto apposta. Cioè, voglio, non è che ti credo, tu ne hai mangiato perché non stai bene, come ti posso spiegare? In napoletano ripetilo. Usazio non credo di uno. Osazio e fino qua ci Osazio. Sono Osazio ci sono Nucrera Oriun. Beh, cosa ridi senza che ci provo? Nusazio. Ma sottrano che sta con me, quanto capisci? Non lo so. Nusazio Non credo Oriun. Allora tu fai l'italiano e fai ciò impressione. Pubblicità, va. Ma è difficile. Osazio non credo al digiuno. Ma ci va a È difficile, ecco, non, Osazio, è colpa sua, non è colpa sua. Pubblicità. Va bene che sia. Sono tante cose che non riesco a capire nella mia vita. Tra le tante, di sicuro, come avete visto, sono i proverbi in napoletano. Sono difficili, io sono proprio piemontese, però mi applico. E un'altra cosa che sono tanti anni che cerco di applicarmi per capire, ma non ce la faccio proprio a capirle, sono le donne. Cercare di capire le donne, ho fatto tutto quello che si può, ho camminato nella quotidianità con troppa filosofia ed ogni volta io non faccio che sbagliare e fare danni per amore, è il peggio che c'è. Per cercare di capire le donne, si passa da una strada che non c'è, in strette gallerie di specchi e gelosie, è lei che si chiude in sé, ma noi ci parleremo come sempre addosso, tra dubbi, convinzioni e sesso, giochi ma non vinci mai, e ti domandi perché. E ti domandi chi è, la conosci ma non sai che cosa vuole da te, che cosa vuole per sé. E cambiano stagioni, passano le idee, ma tu devi navigare in mari di follia. Prendi più di ciò che dai, ma non ti accorgi che lei nei suoi silenzi non è con te. Cercare di capire le donne è più che indispensabile per noi, è un'arma a doppio taglio, una necessità per non scivolare più, perché non puoi trovare un'altra via d'uscita, è la partita della vita.
giochi ma non vinci mai, e ti domandi perché, e ti domandi chi è, la conosci ma non sai che cosa vuole da te, che cosa vuole per sé, e cambiano stagioni, passano le idee, e tu devi navigare in mari di follia, prendi più di ciò che dai. Non guardare dietro per cercare di capire le donne, ci vuole cuore e molta fantasia, e quando lei ti parla ascoltala perché potrebbe non farlo più, perché senza una donna non c'è mai un domani, che cosa resta tra le mani senza di lei. Viva le donne! Viva, viva le donne! Lo dico sempre, lo dirò sempre! Siete molto, molto meglio di noi, ma molto. E non solo esteticamente, come anima. Amedeo, cosa ne dici? Ti vedevo molto, molto, molto interessato al video di ieri. Salutiamo Patti. No, salutiamo Patti. Ciao, Patti, ciao, ricordo per chi non si fosse collegato. Ma la scena che c'ho appetito stasera. E sua moglie Patti, da quanto tempo siete sposati? Sono 46 anni. Patti, pensa che Amedeo stava guardando Peiretti cantare con gli occhi chiusi, perché lui proprio non voleva assolutamente vedere il video dietro. Ma piantala, dai. Ascolta, mio caro Amedeo, andiamo avanti con un po' di richieste. Sì, eccole, sì. Qua vediamo un po', nel frattempo ho rotto l'asta. Vai regia. Buonasera casa Peiretti, appena puoi mi puoi dedicare Lugano Dio del grande Ivan Graziani, grazie. Dalla Riviera Ligure, una canzone che ci richiede Max, ci pensi tu? Sì, anche questo è uno di quei pezzi che sono molto belli, racconta una buona storia, una bella storia. So che devo farti un piacere. Aspetta. Ok. Vado a nota. Vai. No, questa per cercare che arriva subito. Ivan Graziani, Lugano Dio. Pezzo molto complesso, nel senso, non è che... in alto mare con chi di stelle
triste a me il suo dolore. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Dedicatissima! Dopo ti faccio sentire il mio amico che suonava la tromba su questo pezzo. Lugano, addio, cantavi ingenuità, ci credevi, e adesso anch'io che sono qua. Oh, Marta, mio addio, ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Oh, 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 oh. Aspetta, che po'. C'era un mio amico che suonava il corno col tralto, praticamente lui faceva solo due note. E poi quando me l'ha detto, ho detto, ma come fai a suonare il flicorno contralto? Ma cos'è il flicorno contralto? Tanti anni fa ho dovuto fare le prove a casa mia, sì. E ha portato uno strumento che non era uno strumento, cioè, e facevamo questi brani qua. E gli ho detto, ma allora facciamo così, io faccio un pezzettino di canzone, poi entri tu, io credo fosse un suono come la tromba, quindi pa pa pa, e praticamente lui entra e... Comunque questo noi non l'abbiamo fatto. Ho studiato, ho studiato. Noi non l'abbiamo fatto in tutta la sua originalità, ma comincia proprio così, col pop 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 che la canta, sì, lui, vero, assolutamente. Scateniamoci un po', dai, a casa, amici. Sulle manine tutti, tutti, ma davvero tutti! Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più, ma piango l'amore di un'unica donna che non ho forse più. Accendilo tu questo sole che spendo, l'amore lo sai, scioglie il cuore di ghiaccio, che sarà di me, ah, se perdo anche te, se perdo anche te. La vita non è stare al mondo cent'anni, mai. Amare non è stare insieme a una donna, ma ci vuol più, molto di più. Hai mala pazienza per lei. Accendilo tu questo sole che è spento, la vita di un uomo sta in mano a una donna, e quella donna sei tu. Che sarà di me se perdo anche te? Tutte le persone che intervisto e dico qual è il segreto per stare insieme tanti anni, mi rispondono sempre una cosa sola: ci va tanta pazienza. Accendilo tu questo sole che è spento, la vita di un uomo sta in mano, quella donna sei tu, che sarà di me.
se perdo anche io, se perdo anche io, se perdo anche te. Sono le 20:41, noi ci fermiamo soltanto 3 minuti esatti e poi torniamo con tutti, ma proprio tutti, i vostri messaggi e ancora musica, musica, musica in casa Peretti. Pubblicità! Voglio solo dire una cosa, Fabrizio, d'altra parte, allora, la signora col numero che finisce con 030, d'accordo che all'inizio ho detto che poteva mandare in onda tutte le foto del vostro cellulare, ma con le poppe de fora non si può, signora. E voglio tanto bene, signora, continui a guardare Rete 7, continui a guardare Casa Peretti, ma le poppe de fora. Cos'è che mi dicevi prima che sei andato di là? No, niente, stavo pensando a una cosa. No, volevo, non so se te l'ho mai detto, no? Cosa? Ti spiego subito. Nessuno ti dice lava da faccia con pari più belle me, cioè nel senso che che ansia, ma so, hai capito? Che ansia, non ho capito cosa è un altro proverbio? Nessuno ti dice lava da faccia con pari più belle me, nessuno ti dice lavati la faccia che sarai più bella di me, nessuno ti dice lavati la faccia che sarai più bella di me. Dai, ci sia, sono bravo, sono bravo, sono bravo, son bravo. Un po' per volta, dimmi, magari dimmi che sono bravo. Ah, te lo devo dire. Dimmi che sono bravo. È bravo, dite io. Oh, ok. Allora, Fabrizio, diamo degli appuntamenti molto importanti partendo da sabato sera, perché mi potete trovare con la mia musica da Rosso Pachino, dagli amici di Scalenghe, dove si mangia molto bene. Canterò per una parte della serata e poi farò il DJ, anche se su Nentambu, però vedo che la gente balla e si diverte, quindi sono molto molto contento. Mi raccomando, prenotate che passiamo un sabato, il sabato 23 novembre, insieme. E poi la domenica si va tutti a vedere i mercatini natalizi di Lusernetta. Sai, Lusernetta è proprio qua vicino allo studio 1, quindi tutta la giornata piena di cose belle. Belle da fare, belle da vedere, dalle 9:30 alle 17:30 iniziano proprio con tutte le bancarelle, la musica natalizia, c'è Flavio e Silvia che cantano e suonano, alle 4 c'è la stima del panettone. Ecco, regia, se puoi venire in onda, non ho suonato io, vieni solo in onda un attimo perché... lui è molto amico di Beppe Vessicchio, puoi ridarmi la nota, perché non era proprio scusa Blasone, non era la nota giusta. Se tu mi ridai la nota noi iniziamo. Comunque mi raccomando, domenica tutti a Lusernetta, ecco, la stima del panettone, poi c'è lo spettacolo, è questa una giornata proprio, iniziamo a respirare il Natale. E poi devo darvi un appuntamento nuovo, amici a casa, perché tutti i coscritti del 1955 stanno organizzando una bellissima cena con la musica di Enrico Peretti, dove a Pinerolo, al ristorante Veloce Club, sabato 30 novembre, si parte alle ore 20, possono partecipare anche, non solo i coscritti, ma anche familiari e amici, cioè 4 antipasti, un primo, un secondo, contorno, dolce, caffè, acqua, vino digestivo, 45 euro, caparra, vabbè. E poi avete questi tre numeri che lasciamo proprio 2 secondi per poter prenotare, dai che passiamo un'altra bella serata insieme. Ok amici, molto bene. E adesso, mio caro Amedeo, arrivano tutte, ma proprio tutte, i loro messaggi. Vai regia! Mannaggia Blasone, ma già me ne non stavamo cantando, se no. Devo dire che Sidnabella Macchietta, bravo Enrico, mi piace molto quando parli napoletano, dice Patti 60. Vedi che lei apprezza, vedere, lei mi apprezza più di te. Ecco. Ragazzo, tu hai un buon maestro però, Sì, ciao Enrico, un saluto a tutti voi, a te e ai tuoi ospiti e alla regia. Volevo chiedere se mi puoi cantare Facciamo una canzone di Roby Facchinetti, cantata insieme al poeta Valerio Negrini. Grazie, siete meravigliosi. Claudio da Dogliani, te la faccio domani sera. Grazie. Perché è una canzone che mi piace tantissimo. Domani sera te la faccio con tanto di dedica. Vocabolario piemontese, italiano piemontese, piemontese italiano. Ma qua non è. Allora, grazie Pierluigi dalla Valle Telloria, il libro adatto. Ma Amedeo, è certo Amedeo. Adesso poi te ne faccio dire uno io, piemontese. Casa Peretti, un'ora di serenità, lo dice Dani. Ciao Dani, grazie Dani. Sempre collegata con noi. Questo ti insegno anche un po' di piemontese io. Un saluto alle bellissime ragazze di Sparone. Ciao ragazze, ciao. Ciao, 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 ciao.
E poi, ciao Enrico, voglio dire che il tuo programma è come il pane quotidiano, non deve mai mancare. Mi fai sentire la canzone Applausi dei Camaleonti, Maurizio da Volvera, sì. Domani sera continuiamo a essere qua io e Medeo, quindi abbiamo già due richieste, quella dei Pooh e Applausi. Ciao ragazzi, un saluto a tutti, al grande Medeo, a Grillo, dal piccolo Gabriele, la famiglia. E mio ultimo nipotino, il quinto. Wow, 5 nipotini hai! Questo è quello di più piccolo, 3 anni. Quanti figli hai? Io 2 solamente. 2 però? 5 nipoti. Ciao Enrico e ai tuoi ospiti di ogni sera, non lasciarmi mai più dei Pooh. È un pezzo che secondo me si addice a tutti voi. Grazie Liliana, è un pezzo che abbiamo fatto molto, cioè abbiamo fatto di recente. Se vai un po' indietro nelle puntate l'abbiamo fatto io e Valentina Branca. Un saluto a Emanuele di Sparone, da Enrico da Rivarossa, dai che domani fioca! Danno neve anche a Luserna, ragazzi. Va bene, dai. Più o meno. Io c'ho un Mercedes dell'84 che quando nevica è difficile uscire di casa. L'abuso edilizio di Fabio di Alba ha raggiunto dimensioni bibliche. Gli abbiamo chiesto di mandarvi le foto, work in progress, ma chissà se lo farà. Un bacione da Daniele e Luca da Ceva. Adesso ti spiego. Sì, stanno, detto, hai visto, no? Stanno facendo un presepe bellissimo. E io eccolo magari. Foto dell'abuso edilizio di Fabio ottenuto con inganno. È praticamente mezza stanza. Ecco, adesso poi, man mano che andremo avanti con le puntate, vedremo tutto cosa succede. Capiamo il presepe come. Anzi, tra un po', vabbè, ma questo lo dico più avanti. Mandateci le foto degli alberi, per esempio. Ci manca una vita, ragazzi. Buona serata, Enrico. E a voi tutti. E complimenti sempre. Musica stupenda da Piero L'Alpino di Gressoney con Giacomino. E allora grazie, Piero. Salutiamo Giacomino, salutiamo Piero, tutta Gressoney. Andiamo avanti coi messaggi. Ciao, Enrico, sei sempre fantastico. Da Bibiana, Flavio e famiglia. Ciao, Flavio. Grazie. Ciao, ragazzi. Grazie. Che belli che sono. Ciao, Medeo. Buona serata a tutti. Mi dici solo. Ciao. Non solo, un bacione grande a Rosalia. Ciao. Giusto. Ciao Ciro. Ciao Rosalia. Ciao Enrico, bel inizio. Ciao a tutti, Maria Rosa da Bagnolo. Ciao Maria Rosa. Ciao, grazie. Grazie per essere collegata su Rete 7. Buonasera, mi puoi fare storie brevi di Annalisa e Tananai? Saluti a te, Amedeo. Silvia da Montalciata. Grazie Silvia. Allora, io faccio Tananai, tu domani fai Annalisa. Ma ti vesti come Annalisa? Cioè arrivi qua con la minica. No, allora, rinuncio decisamente. Hai sempre detto che dobbiamo accontentare gli amici a casa. Domani vieni vestito come Annalisa. Grande Amedeo. Già sai, per il 29 Sua Maestà Enrico, vostro amico Ciro. Ciao. Grazie. Ciro, mi raccomando, ricordi sempre di scrivere Sua Maestà. Grazie a Nadia per la dedica di ieri sera. Una canzone a Tozzero che farete, Contraccambio di cuore. Un abbraccio Sandra. La facciamo domani sera, Renato Zero. Ti dico già anche il brano, Dimmi chi dorme accanto a me. Viva Casa Peretti e viva il maestro Amedeo. Giovanni d'Alessandria. Grazie del maestro Giovanni, troppo buono. Domani iniziamo proprio con Dimmi chi dorme accanto a me. Ciao Amedeo e anche Enrico Miru da Barge con Michele Damiano. Un bacione a Michele. Ciao Miru, grazie. Ciao Michele, ciao Damiano. Ciao. Ciao Casa Peretti, buona serata, bentornato al bravissimo Amedeo, lo dice Michela da Torino. Buonasera Michela, grazie, come sempre molto gentile Michela. Da Piero L'Alpino e Gressoney, complimenti a voi, sempre viva Casa Peretti, Rete 7, e complimenti anche a Fabrizio in regia. Bravo Fabri, visto che arrivano anche complimenti per te. Enrico, ci faresti ascoltare Dove si balla? Grazie Francesca Lorenzo da Torino. La mettiamo in programma, se la sa Juanita, magari venerdì. Un'altra stupenda serata con la bella voce di Amedeo Bravi, Lilli D'Arona. Grazie Lilli, grazie. Grazie Lilli, grazie. Andiamo avanti con buonasera a tutti da Stefania di Mondovì. Siete fortissimi, grazie Stefania. Grazie Stefania. Sei molto gentile e quando domani giri per Mondovì, aiutaci a crescere, dillo ai tuoi amici. Vedi chi ascolta, guarda. Lo dico io. Bravi guaglioni. Guaglioni si scrive così, non si scrive così però. Guaglioni. Solo lei ha sbagliato. Solo la E, dove va la E? Guaglioni. Guaglio. I-N-O. Guaglio. Che ansia. Ciao Juanita, grazie. Già si è lanciato, dai. Juanita, cazzoni, grazie per la compagnia. Ciao da Elena, ciao Elena. Grazie a te. Pochi sanno che nel 96, quando uscì Cercando di te, dei Pooh, la vendita dei navigatori del 25%.
Livio, sei straordinario. Io voglio scritturare Livio per scrivere le battute di Casa Beiretti. Grazie per aver esaudito un mio desiderio con Cercando di Te, significa tantissimo per noi, sei un grande. Grazie Titti. Grazie. Avrei voluto cantarla meglio, ma sono completamente giù di voce in questo periodo, quindi l'ho cantata così com'è andata. Cercando di Te, bellissima interpretazione da parte tua, Enrico, sei veramente un grande artista, mi hai commosso, sempre un capolavoro. Ciao da Ivo e da mia moglie Palmi di Baredo. Ciao Ivo. Ciao. Ciao Palmi, grazie. Grazie, grazie, grazie. Invece Franco di Torino ci scrive: bravissimi, un'ora spensierata, tutti i tuoi ospiti sono eccezionali, ma Amedeo è il top. O sazionum creorium. Grande Amedeo, no, dilla grande tu. Franco, secondo me tu sei napoletano con mamma e allora. Vabbè, scambiatevi numeri. Sicuramente. Ma dimmela tu quella frase là. Quella frase come si dice? Osai se non creo riune, cosa ti ho detto io? Osai se non creo riune. L'avevo detto io, va bene. Okay. Ah. Grazie Franco, ciao Torino, grazie. Ciao Peretti Amedeo, non ho parole per voi che mi fate emozionare sempre di più, da Emilio e Mariuccia. Ciao da Borgaretto, ciao Borgaretto. Ciao, ciao grazie Emilio e Mariuccia, un bacione, grazie. Grazie davvero. Ciao Enrico, grazie per aver esaudito la mia richiesta con il brano di Nino D'Angelo, Maledetto Treno. Ho ricordato i bei momenti passati con una mia... napoletana, un grazie particolare anche ad Amedeo che l'ha interpretata fantasticamente bene. Un abbraccio da Betta. Grazie. Grazie Betta, grazie davvero. E poi Carolina ci scrive: che voce stupenda, un saluto grande da Torino. E Amedeo spacca, Amedeo spacca. Buona serata da Gemetto Mariuccia. Ciao Gemetto, ciao Mariuccia. Ciao. Ciao Enrico, ciao Medeo, buona serata a tutta Casa Beiretti e a tutti quelli che vi seguono questa sera dalla Family Fava. Ciao, grazie. Fava, grazie. Ciao, mi puoi fare Albano il mattino? Ciao da Mariuccia, la sappiamo il mattino? Sì. Sì, la sai? La proviamo, vediamo se non è impossibile, sì, perché Albano... Ciao amici di Casa Beiretti, ciao Medeo da Enrico, vorrei chiederti se mi puoi far sentire quella carezza della sera di New Trolls del 79, Enrico da Collegno, ciao. E salutiamo anche tutti gli ascoltatori che non hanno... Non so come spiegarti, mio caro Medeo, vedi, lui è finito con ciao sono un uomo disabile, ma sulla fine cos'è la disabilità? Diversamente abile, ma non è un problema. Sei qui che ti stai divertendo insieme a noi, quindi salutiamo tutti i ragazzi disabili che sono all'ascolto. Ciao Enrico, ciao Medeo, ma quanto siete insieme, non vi ferma più nessuno. Medeo, stasera sei stato grande, brani cantati benissimo, Luciano da Brandizzo. Ciao Lucianino! Quindi ricordati anche quella carezza della sera, eh? Ciao Enrico, ti va di esaudire la richiesta di cantarmi Suonata col trasporto, vero? Come lo sai trasmettere tu, Miki da Novara? Cosa vuol dire Suonata col trasporto, vero? Un salutone a Medeo Blasone. Saluto a Medeo Blasone. Grazie. Non ho capito la richiesta, se me la puoi riscrivere. Non ho capito di che brano è. La mia amica napoletana Betta. La mia amica, scusate, il messaggio manca. Non importa. Ciao Enrico e Medeo, siete fantastici. Un saluto dalla vostra fan numero uno, Eva. Eva. Dove va? Dove va? Fan numero uno, non lo so, poi è giusto che sia. È la numero uno. Allora ragazzi, sono le 20:57. Io direi di non andare a cantare. Aspetta, vediamo. Ah sì, ma l'ho capito, il mio manager col trasporto. Ho capito. Ragazzi, mancano 2 minuti, direi di non andare più a cantare nessun brano. Diamo spazio domani di nuovo ad Amedeo. Abbiamo già delle belle richieste. Abbastanza, abbastanza. Adesso però ti insegno io un proverbio in piemontese. Allora, io te lo dico in italiano e tu devi tradurlo in piemontese. Abbassami un po' però, fammi sentire bene, io voglio sentire bene. Lo vuoi sentire bene? Non vuoi che magari poi mi frega. È semplice, i soldati lanciano lame nel prato. E in piemontese è molto bello, quindi i soldati sono i soldà. Cosa? Lanciu. Lame. Interpra. Vai, interpra. Dillo insieme, vai. Soldà lancia lame interpra. Come tu. Ragazzi, è stata una bella puntata, mi sono divertito tantissimo. Domani replichiamo io e Medeo. Ringraziamento a Fabrizio. Se volete rivedere questa puntata, canale 83 alle 21:30, 4:15 di questa notte su Rete 7, canale 13. Da domani cercatela su YouTube. Aiutateci a crescere, questo ve lo chiedo sempre perché è importantissimo. Se ognuno di voi porta 2 o 3 telespettatori, noi possiamo andare avanti ancora, credo, per tanto tempo, ed è ciò che noi vogliamo fare, trasmettere in quest'ora la nostra passione, la nostra allegria, le nostre canzoni e farvi passare un'ora così, come vi scrivete nei messaggi, un'ora spensierata. Grazie a Giuliano Falco sempre per il supporto delle richieste. Signore e signori, ha cantato per voi Amedeo going a Grillo. Grazie. Allora, i soldà la sapete che mi hanno chiamato, scusate.
Ha già scordato. Ci vediamo domani. Dai. Ciao, grazie. Ci vediamo domani con Enrico Peretti. A tutti, buona, buona sera, ma buon appetito. Andiamo a mangiare, bello. E dai, non capisco. Adesso andiamo a cenare. Io non capisco, io non capisco. Andiamo a mangiare. Piacere, piacere, c'è casa per i renti, canta con noi, momenti perfetti, vai con il coro, facciamo casino. Piacere, piacere, c'è casa per i renti, dammi la mano, stammi vicino, fammi conoscere la tua città. Manda i tuoi messaggi, foto, richieste, saluti a mamma.